Corso E 2018, lezione 15, funzioni con Minecraft. Questa lezione in comune anche con il corso F, in quel caso era lezione 12, e mentre il corso E è la lezione in cui vengono introdotte le funzioni, il corso F chiaramente invece è una lezione di ripasso. Questa lezione ricalca esattamente l'ora del codice realizzata nel 2017 su Minecraft e quindi vi proponiamo il video tutorial fatto all'epoca. Minecraft, il viaggio dell'eroe, la nuova esercitazione di Minecraft proposta nel 2017. Minecraft, il viaggio dell'eroe, prevede un altro genere di avventura. Ora nel mondo di Minecraft avremo sia il personaggio, che può essere Steve oppure Alex, aiutato da un agente. Possiamo vederlo come una specie di robottino che deve essere programmato e è possibile portare a termine le proprie missioni solamente con l'azione congiunta dei due, perché l'agente è in grado di svolgere delle azioni che il personaggio non potrebbe svolgere, per esempio camminare sull'acqua o sulla lava o azioni di questo genere. Ma non solo, in molte situazioni è proprio necessario che mentre l'agente fa alcune azioni, contemporaneamente il personaggio ne faccia altre, quindi devono lavorare in modo congiunto. Il programma che verrà scritto grazie alla solita sequenza di blocchi trascinati all'interno dell'area di programmazione, verranno programmate le azioni dell'agente, mentre le azioni del personaggio saranno comandate grazie a dei tasti freccia o utilizzando il mouse o il touchscreen oppure i tasti freccia della tastiera. Questi tasti freccia saranno utilizzabili solo dopo che sarà iniziata l'esecuzione del codice scritto per l'agente. Diamo il via all'esercitazione. Ecco, l'esercitazione inizia con un video, in questo momento non ci sono ancora i sottotitoli e le spiegazioni in italiano, ma successivamente ci saranno, al momento lo chiudiamo. Saranno 4 i video nel corso dell'esercitazione, mentre qua mi viene chiesto inizialmente di scegliere se voglio essere Steve oppure Alex. In un primo momento la schermata è scura per mettere in evidenza l'area qua in alto dove viene spiegato cosa deve essere fatto in questo primo esercizio. Premendo ok mi si libera tutto lo schermo. Nell'area di sinistra troviamo la vera e propria area di gioco, laddove vengono svolte le azioni programmate per l'agente e comandate dai tasti freccia per il personaggio. Qua in alto, dicevamo, ci sono le istruzioni di cosa deve essere eseguito. Nel caso di problemi posso schiacciare qua la lampadina perché vedo che ci sono 3 possibili suggerimenti. Chiaramente io posso anche pentirmi di averla schiacciata, cioè no, non voglio il suggerimento, cerca di risolvere prima da solo. Questa colonna grigia viene chiamata la cassetta degli attrezzi perché contiene tutti i blocchi che potrò usare per realizzare questo programma. Non sono tutti i blocchi in assoluto, ma sono un certo insieme di blocchi tra cui sono contenuti sicuramente quelli che mi servono in questo esercizio. Una volta preso un blocco e trascinato nell'area di lavoro, se lo abbandono in un punto casuale come questo, infatti vedo che rimane più scuro perché non è attivo. Se non è agganciato a nessuna nessun'altra istruzione non viene mai eseguito. Dov'è che vengono eseguiti i blocchi? In questo caso vediamo questo primo blocco arancione che recita quando si clicca su esegui, ovvero i blocchetti che vengono agganciati adesso vengono eseguiti quando si clicca su esegui, ovvero quando viene premuto questo pulsante che fa partire il programma. Se io lo premessi adesso non succederebbe niente perché non c'è nessun blocco agganciato adesso. Se invece io aggancio il blocco, premendo esegui, vengono eseguiti questi blocchi. Leggiamo cosa dobbiamo fare in questo esercizio. Noi dobbiamo scrivere un programma per far arrivare la gente sulla pedana pressione, questo blocco marroncino. Cosa serve salire sulla pedana pressione? La pedana pressione è collegata tramite questa strisciolina di pietra rossa alla porta. È un congegno tale per cui una volta che la gente è sulla pedana pressione, la porta si apre. E così posso comandare coi tasti freccia Steve e farlo uscire dalla sua casa. Cosa devo fare come obiettivo della missione? Devo raccogliere la cassa che è qua. L'obiettivo della missione
è solitamente inserito sopra questo blocchetto con questo riquadro rosso per individuarlo meglio. Allora, ho messo un blocco avanti, dalla posizione dell'agente alla pedana pressione c'è solo un passo, quindi questa è l'unica istruzione che serve per risolvere questa missione. L'agente è sulla pedana pressione, se lui si spostasse di due passi la porta si chiuderebbe di nuovo perché solo rimanendo sulla pedana pressione la porta resta aperta. In questo modo posso comandare Steve a fare i suoi passi, se anche c'è l'agente io riesco a passare nella stessa casella ed ecco che ho raggiunto l'obiettivo di questa missione. Qua mi viene riepilogato quante linee di codice ho scritto. Posso ritornare indietro se volessi rivedere alcuni passaggi oppure seguire l'esercizio successivo. In questo caso devo far arrivare l'agente di nuovo sulla pedana pressione per raggiungere la mappa. Intanto ci sono due porte, ma quella che interessa a noi è quella con la mappa, il diamante in questo caso non ci interessa. Ci sono due pedane a pressione, adesso non so se questa aprirebbe anche questa porta, sembrerebbe di sì, ma non ci interessa, questa è sicuramente più vicina da raggiungere. Apre questa porta e quindi dobbiamo fare 1, 2 passi, quindi in questo caso 1, 2 passi e arrivo sulla pedana pressione. Eseguiamo, ecco che si è aperta, Steve può passare, può avere due, o da questa parte qua, oppure lo facciamo andare dritto davanti a lui, vediamo che quando abbiamo toccato la pedana pressione si è aperta e si è richiusa. E abbiamo raggiunto la mappa. E possiamo andare oltre. Un altro video che potrà essere visualizzato. Ora dobbiamo raggiungere la bussola che c'è dietro il cancello, quindi di nuovo pedana pressione, cancello e la bussola sui riquadri rossi. Dobbiamo fare 1, 2, 3 e 4 passi con l'agente. Allora, 1, 2, 3 e 4 passi. In effetti è noioso ripetere tante volte il comando, non solo noioso, ma il programma diventa anche più grosso se io ripeto dei comandi in questo modo. Allora, possiamo ignorare, buttare via questi tre blocchetti e dire a lui di ripeterlo. Questo è proprio il ciclo, ripeti 4 volte, quindi anziché scrivere 4 volte la singola istruzione, si può dire all'agente di ripetere 4 volte una sola istruzione. Ok, si è aperta la porta, possiamo comandare Steve per recuperare la bussola. Ecco, in questi casi, in alcuni casi ci sono anche questi fumetti per attirare l'attenzione su un qualche specifico particolare. In questo caso viene ricordato o specificato che l'agente può muoversi anche sull'acqua. Se no, se uno magari non ci pensava, non sapeva come risolvere l'esercizio. Quindi, Steve, se io lo comandassi, una volta lanciata l'esecuzione del programma, non potrebbe andare in acqua. Non è che ci cada dentro, ma non si muove. Il percorso che gli serve per arrivare a recuperare il secchio, come viene chiesto questa volta, è un percorso terrestre, quindi lui ci potrà arrivare. La pedana pressione collegata, allora sono entrambe collegate, ma di nuovo la più diretta da raggiungere è quella qua davanti, quindi non vedo perché fare un percorso più complesso, anche se funzionerebbe ugualmente. Quindi quale programma bisogna scrivere in questo caso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passi. Quindi partiamo decisi con questo e in questo caso anche nel testo veniva ricordato, diceva usa il ciclo ripeti volte per risolvere l'esercizio. Nei due precedenti esercizi, se avete notato anche in due esercizi prima, c'era il blocchetto, la prima volta non l'ho usato, la seconda l'ho usato, adesso è proprio richiesto esplicitamente di usare il blocco ripeti volte. Quindi diciamo fai 7 passi, vai avanti, lui cammina sull'acqua senza problemi e va sulla pedana pressione. Noi come sempre facciamo il nostro percorso e Steve ha raggiunto il suo secchio. Ok, ora dice di passare in questo labirinto e raccogliere l'ascia. L'ascia è qua giù, ma Steve
è dentro alla porta, è dentro questa casa chiusa dalla porta. Allora dobbiamo programmare la gente per fare un percorso di questo genere. Una metodologia è usare solo i blocchetti blu inizialmente e poi vedere successivamente se si può ottimizzare il percorso. Allora noi dobbiamo fare uno o due passi avanti, poi uno, due passi a destra. Quindi prima dobbiamo girare a destra, poi uno e due passi. Eseguiamo il codice per vedere se è corretto. Si è aperta la porta. Se io voglio modificare il codice, devo premere il tasto ricomincia. Potrei chiedermi, non c'è un modo di rendere più compatto, più efficiente questo codice? Allora, se io metto questi blocchi qua a fianco, dico sì, questa parte qua è uguale, però qua ho questo blocco in più, come faccio a usare un ciclo ripetivolte? Posso usare un trucchetto. Se io, una volta raggiunta la pedana pressione, mi giro sopra la pedana pressione, è inutile, però non è dannoso. Facendo in questa maniera, vedo che ho due sequenze uguali di blocchi. Allora posso fare il solito metodo di buttare via questo, mettere qua il blocco ripeti due volte e mettere questi al loro interno. A questo punto ho costruito una sequenza di ripetizione che quindi è più efficiente, più compatta del programma precedente. Eseguendola funziona allo stesso modo, vedete che la gente si gira ma non dà nessun problema, la porta si è aperta, quindi possiamo comandare, ho fatto dare una facciata a Steve. Lo facciamo passare anche lui sulla pedana pressione, che è contento. E abbiamo raggiunto l'ascia. Ecco, qui dice, oh no, non c'è più il ponte. Bisogna programmare la gente per costruire un ponte usando questo blocco qua, metti assi di quercia. Quindi ora non dobbiamo solo più comandare lo spostamento della gente, ma deve anche svolgere delle azioni vere e proprie. Lo scopo della missione è raggiungere la pala, che è qua, evidenziata sempre dai riquadri rossi. Usiamo una volta per vedere come funziona, ecco come appaiono i suggerimenti. In questo caso dice, sapevi che puoi mettere più blocchi di codice all'interno di un ciclo? Vedremo, probabilmente sarà necessario, utile usare quello, come abbiamo fatto prima, in questo caso per costruire il ponte. E per completare l'esercizio ricorda di usare questo blocco ripetivolte per andare avanti e mettere gli assi di quercia sull'acqua. Un altro suggerimento che viene dato, una volta predisposto il percorso, porta la gente là di là del fiume mentre costruisce un ponte. Ecco qua, trascinando questo cursore si riesce ad avere un'area di visualizzazione più ampia, oppure con le frecce si può far scorrere per leggere dentro. Oppure ancora, nel caso, soprattutto utile nel caso di monitor a bassa risoluzione, tipo monitor a tubo catodico, premendo il pulsante di meno si eliminano temporaneamente i suggerimenti, visualizzando solo il testo dell'esercizio e lasciando più spazio per l'area di lavoro. Poi se voglio rivederli lo posso tranquillamente utilizzare. Ecco, prima non l'ho fatto notare, quando è comparso quest'ultimo suggerimento è stata anche visualizzata questa linea tratteggiata che fa proprio notare qual è il percorso da eseguire per raggiungere l'obiettivo. Ok, allora procediamo. Dobbiamo fare 1, 2, 3 passi e ad ogni passo dobbiamo posare un asse di quercia. Quindi dobbiamo fare vai avanti, metti un asse di quercia. Successivamente di nuovo vai avanti, metti un asse di quercia, vai avanti, metti un asse di quercia. Quindi anziché farlo come ho fatto prima per poi ottimizzarlo, lo faccio direttamente, dove i passi sono 3, non 2 in questo caso. Eseguiamo il codice. Ok, non è necessario fare togliere la gente dal percorso perché Steve riesce a passare anche se lui è lì a mezzo. E raggiungiamo la pala.
Settimo esercizio. Un altro fiume, ma questo è più largo. Correggi questo codice per aiutare la gente a costruire un ponte in modo che il giocatore possa raggiungere la piccozza, che è questa qua. Allora, in questo caso si ha un tipo di esercizio che è denominato debugging, ovvero correzione degli errori. C'è un codice già scritto da qualcun altro, già proposto, e dobbiamo capire cosa c'è di sbagliato. Un modo è ragionarci semplicemente sopra, possiamo dire vai avanti, metti S di quercia, c'è il blocco ripeti, quindi come quello che abbiamo fatto prima, anzi è quello che abbiamo fatto prima, tre volte così. Ma qua quanto è largo il fiume? 1, 2, 3, 4, 5, giusto? E quindi bisogna mettere 5 volte ed eseguirlo così. Supponiamo di mettere solo 4 volte e lo eseguiamo. Ok, mi accorgo che avevo contato male e premo il tasto ricomincia e correggo ulteriormente. Questa è un'azione che viene spesso eseguita nella correzione degli errori, nel debugging, che è proprio una tecnica try and error, prova e correggi, per arrivare a raggiungere il risultato voluto. Ok, come prima lascio la gente lì che non dà nessun fastidio e piloto Steve per raggiungere la piccozza. Altro video. Allora, in questo esercizio viene presentato il concetto di funzione. Usa due volte la funzione costruisci ponte per creare un sentiero fino alla torcia. In realtà questa traduzione conterrà anche il nome in inglese, perché questo nome non si può tradurre, quindi diciamo meglio la funzione build bridge, che significa costruisci ponte, è fatta in questo modo. Questo insieme di blocchi ha preso il nome build bridge e abbiamo qua il blocchetto che la rappresenta. Ogni volta che verrà richiamato questo nuovo comando, noi sappiamo che verranno eseguite queste istruzioni. Guardiamo cosa fanno queste istruzioni. Vai avanti, metti assi di quercia, vai avanti, metti assi di quercia, dopodiché fa uno o due passi avanti e gira a destra, quindi arriva fino qua. A quel punto cosa devo fare io? Vai avanti, metti assi di quercia, vai avanti, metti assi di quercia, vai avanti, gira a destra. La gente si ferma lì, non ha niente di particolare da fare, lo scopo suo era costruire il ponte, quindi il percorso è libero per Steve. Quindi occorre richiamare due volte questa funzione consecutivamente per realizzare il ponte. Ok, seconda esecuzione. Perfetto. In questo caso abbiamo usato la funzione in un modo che non è completo, nel senso che si sarebbe potuto fare la stessa cosa con un ciclo, ma si vedrà più oltre che la grande utilità della funzione sarà che dandogli un nome potrò richiamarla in diverse parti del codice liberamente. Comandiamo Steve, non si brucia anche se va sulle torce, e abbiamo raggiunto la torcia. Oh, dalle torce passiamo al ghiaccio. C'è del ghiaccio che blocca il percorso. La funzione clear path libera il passaggio, quindi il nome della funzione in inglese clear path, questo qui significa libera il passaggio, ci può aiutare a rimuovere il ghiaccio, dopodiché Steve riuscirà a raggiungere il vagonetto. Quindi osserviamo cosa fa la funzione, prima di poterla usare dobbiamo capire esattamente cosa fa. Distrugge un blocco, va avanti e mette la ghiaia al posto del blocco. Quindi abbiamo un blocco qua da distruggere, poi dobbiamo fare due passi, ce n'è un altro blocco, poi un passo, un altro blocco, gli altri non ci interessano, dobbiamo raggiungere il vagonetto noi. Quindi in questo caso vediamo che diversamente da prima non avremmo potuto fare semplicemente un ciclo, perché la funzione è richiamata in punti diversi. È chiamata subito qua, poi faccio due passi avanti, poi viene richiamata qua, poi faccio un passo avanti e viene nuovamente richiamata. Quindi in questi diversi punti del programma
riesco a richiamare queste tre istruzioni a cui ho dato questo nome. Perfetto. Diamo il via a Steve, che raggiunge il vagonetto. Procediamo. Ok, in questa esercitazione il lavoro diventa un po' più articolato. Abbiamo due funzioni. Qua viene chiesto di analizzarle per capire bene la differenza. Se uno guarda il contenuto all'interno del ciclo è uguale, ma il numero di ripetizioni è differente. Quindi la prima si chiama Fix Short Path, ovvero sistema un percorso breve, poi è stato ritradotto prepara un percorso breve, e l'altra Fix Long Path, prepara un percorso lungo. Rimettiamoli in quest'ordine così, anzi così non ci sbagliamo. Fix Short Path, Fix Long Path, percorso breve, percorso lungo, due blocchi, tre blocchi. Che cosa fa questa funzione? Distrugge un blocco, va avanti e posa un pezzo di rotaia, rails sono le rotaie. Ok? Quindi qua abbiamo due blocchi da distruggere e sostituire con la rotaia, quindi servirà a utilizzare quella breve. Qua abbiamo tre blocchi da sostituire con la rotaia e quindi servirà quella lunga. Intanto occorre fare attenzione che l'agente è orientato in avanti, quindi prima dobbiamo farlo girare dalla parte della rotaia, girare a sinistra. Sinistra e destra ricordiamo che sono sempre riferite alla posizione dell'agente, la sua sinistra, la sua destra, quindi lui si gira a sinistra, fa due passi avanti. A questo punto possiamo eseguire la funzione breve, short path, ci giriamo a destra, facciamo 1-2 passi avanti e qua chiediamo di eseguire la funzione per il percorso lungo. Possiamo fermarci lì perché ormai il percorso è liberato e non abbiamo bisogno di andare in avanti con la gente. Ok. E ora procediamo. Ecco, Steve è salito sul carrellino. Fortunatamente non imbroglia la gente. Lo facciamo scendere e recuperiamo il nostro bottino, la pietra focaia e l'acciarino. In questo esercizio dobbiamo usare queste due funzioni per evitare i ghast, questi mostri, quindi non possiamo muoverci in zone dove ci sono i mostri, ma per fortuna davanti è libero. Dobbiamo superare la lava e raggiungere il libro incantato che è qua nel riquadro rosso. Allora, le due funzioni, Build Short Bridge, significa costruisci un ponte corto, Build Long Bridge, costruisci un ponte lungo. In questo caso viene fatto un passo avanti e posizionato questo materiale sopra alla lava, eseguito due volte, in questo caso eseguito cinque volte. Quindi noi qua davanti possiamo immediatamente eseguire il short bridge che arriva qua, poi qua ho un blocco di fronte in cui non riuscirei ad andare avanti, quindi devo distruggere il blocco, poi fare un passo avanti e poi eseguire un'altra volta la funzione. Qua ci sono tre passi da fare, quindi questa qua corta non basterebbe. L'altra è abbondante, ma fortunatamente non dà danno mettere i blocchi in più sulla terraferma, quindi non ci resta che eseguire questa funzione qua. Si potrebbero pensare anche ad altri percorsi per evitare questa cosa impropria di mettere i blocchi qua dove c'è già il terreno. Se io potevo muovere la gente di qui e andare avanti, in questo caso avrei avuto 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocchi per il ponte, quindi unendo le due funzioni non andavamo comunque oltre. Potevamo usare tre volte quella del ponte corto, però non usavamo l'altra, può essere questa la soluzione ideale. Ora pilotiamo Steve, che ha raggiunto il libro incantato.
Congratulazioni! Siamo arrivati alla fine del nostro percorso. Resta questa esercitazione dove viene chiesto semplicemente di dare spazio alla propria fantasia per costruire un percorso creato dalla gente per poter esplorare questo mondo che non finisce qua e se una volta che si muove poi sarà più ampio. E ora vediamo che tipo di esercitazione proporre, poi ogni studente potrà realizzare la sua. Potremmo realizzare una rotaia tutto intorno a questo ambiente per poi permettere a Steve, mediante il suo carrellino, di girare sulla sua ferrovia privata nel suo podere. Facciamo un attimo esegui anche senza mettere blocchi, così possiamo camminare e vi faccio vedere come è fatto questo ambiente. Quindi se qui andiamo un po' a sinistra, ecco qua finisce, lì sopra abbiamo la sua casetta, anche lì il mondo finisce, qua di nuovo siamo sul bordo, qua si arriva vicino di nuovo sul fiume e possiamo tornare indietro. E qui sulla destra è finito. Allora, qua sono di nuovo nella posizione di partenza. Allora, l'idea è di creare una rotaia tutto intorno, per sfruttare al meglio anche le funzioni e i cicli, portiamoci in basso a destra e poi partiamo. Quindi, prima cosa, ci giriamo a sinistra, così andiamo sulla destra, ma siamo già poi, nella direzione di partire. E facciamo 4 passi indietro, quindi mettiamo un blocco di 4 e andiamo indietro. Quindi a questo punto 1, 2, 3, 4 sarà qua in partenza. Dopodiché prepariamo la funzione che la chiameremo rotaie 8, che permette di costruire una rotaia di 8 cubetti. Quindi andiamo avanti, posiamo la rotaia e ripetiamo tutto 8 volte. A questo punto utilizzo subito la funzione rotaie 8, quindi sono andato indietro, vado avanti di 8, arriverà qua. A questo punto devo fare 2 passi avanti per portarmi sul bordo del fiume. Quindi semplicemente 2, vai avanti e metti rails e sarò sul bordo del fiume. Per posare il fiume, visto che mi servirà poi anche successivamente, creiamo di nuovo una funzione che la chiamiamo ponte 3. Quindi sicuramente ci mettiamo un ciclo da 3. Avanti. A questo punto, prima di mettere la rotaia, dobbiamo mettere dei ciottoli che permettano di posarsi sull'acqua, a parte che poi in quel caso diventerebbe una diga, ma Minecraft non si fa di questi problemi. Quindi mettiamo ciottoli, mettiamo le rotaie e procediamo. Quindi a questo punto posso subito dare la funzione ponte 3 che da qua mi fa arrivare dall'altra parte. Ora riutilizziamo rotaie 8 perché facciamo un altro blocco di 8 passi e sarò là in avanti. A questo punto direi eseguiamola così vediamo come lavora e come procedere. Sta eseguendo la funzione rotaie 8. A questo punto entra nel ciclo. Ecco, a questo punto mi accorgo di aver fatto un errore. Dopo rotaie 8, per poter andare dove volevo, dovevo aggiungere un giro a destra. Ripartiamo. Ok? Lui ha fatto marcia indietro. Rotaia 8, gira a destra e poi si deve dirigere verso il fiume. Ponte 3, entra nella funzione, esegue 3 volte avanti, ciottoli e rotaie. Dopodiché rotaia 8 e quindi se ne va là. A questo punto ha finito. Io posso far scatenare Steve che,
col suo carrellino arriva fino a destinazione. Poi possiamo spostarci e guardare, facciamo il classico pensionato che guarda il cantiere. Allora, a questo punto potremmo dire, abbiamo fatto un lato da 8, potremmo fare anche il secondo lato da 8, il terzo lato da 8, a scendere fino sul fiume. Non so però se le distanze quadrano, proviamo. Quindi, se mettiamo qua un ciclo da 3, in modo che faccia il primo lato da 8 arrivando dal fiume, poi giriamo a destra, secondo lato da 8, giriamo a destra, terzo lato da 8 e dovremo essere verso il fiume. Riproviamo a vedere se così ci stiamo con le distanze. Adesso accelero la visualizzazione. Vediamo che c'è un problema. Avendo fatto tutti e tre i lati da 8, la gente va a finire in mezzo al fiume e quindi ho due passi di troppo. Un modo per risolvere questo problema e fare anche un circuito più elegante sarebbe questo. Noi possiamo in questo punto, anziché girare subito, fare una doppia curva, una specie di capitello e partire da qua col ciclo da 8 che ci fa arrivare qua. A quel punto abbiamo recuperato solo uno dei passi di troppo. Per recuperare l'altro passo di troppo, di nuovo facciamo un altro capitello qua in su e a destra. A quel punto, partendo da qua col terzo lato, siamo a posto. Allora cancelliamo tutto e ci riportiamo in quel punto per riuscire a ragionare bene. Mettiamo un attimo così, tanto io ve lo accelero e ci riportiamo nel punto di prima. Ok, allora a questo punto dovrei fare un passo a sinistra e mettere un pezzo di rotaia qua, un passo a destra e mettere l'altra rotaia là. Quindi da qua diciamo avanti, abbiamo detto gira a sinistra, avanti, metti la rotaia, poi gira a destra, avanti, metti la rotaia. E poi ancora gira a destra perché devo essere pronto a partire per posizionare il secondo lato da 8. Ma se osserviamo qua, vediamo già che questo blocco si ripete, quindi possiamo buttarlo via e usare un ciclo da 2 qua. Questo ciclo da 2, anzi il gira a sinistra più il ciclo da 2, costruisce il capitello. Dopodiché dovrei partire con la rotaia 8 e in fondo abbiamo detto facciamo di nuovo un altro capitello, ma è identico perché devo girare a sinistra e fare questo. Ciclo da 2, con dentro questo lo facciamo per ragionare bene, avanti, metti rails e gira a destra. Quindi con ciò ho finito il secondo lato e ho fatto il capitello. A quel punto è già pronto, puntato verso il basso, devo fare il terzo lato che mi porta fino sulla riva del fiume. Se osserviamo bene qua, troviamo di nuovo chiaramente una ripetizione. Da gira a sinistra fino a rotaia 8, gira a sinistra fino a rotaia 8. Quindi questa cosa qua vediamo che si ripete. Quindi possiamo semplificarla con un ciclo da 2 annidato. Quando c'è un ciclo all'interno di un altro ciclo, si parla di ciclo annidato. Addirittura qua dentro al ciclo c'è una funzione che a sua volta dentro un altro ciclo, quindi anche quello è un ciclo annidato. Proviamolo per controllare di non aver fatto errori. Questo modo di procedere a verifiche successive è comunque il modo che si ha normalmente quando si programma.
Perché se da una parte è importante farsi una chiara idea, un progetto in mente di quello che si vuol fare, dall'altra però è anche importante continuare a verificare di non aver fatto errori. Adesso premo il pulsante, la freccia a sinistra in modo che parta Steve sul carrello. Eccolo qua che si è costruito il capitello. Aspettiamo che finisca, eccolo lì. Capitello dall'altra parte è pronto a scendere. Seguiamolo un attimo. Perfetto, siamo sulla riva del fiume. Se vogliamo andare a vedere meglio le distanze, ci conviene posizionarci da sta parte qua. Perfetto. Adesso non ci resta che utilizzare la funzione ponte 3 che avevamo già usato l'altra volta all'andata. Ponte 3 ci porta qua. A quel punto dobbiamo fare 1, 2, 3 e 4. Subito partiamo con 4. Normali, avanti, metti rail. E con ciò abbiamo chiuso completamente la rotaia. Accelero e via. Ok, quindi la rotaia è completa. Abbiamo fatto un circuito che Steve può usare tutto il tempo che vuole per girarne la sua proprietà senza stancarsi. Quando poi a un certo punto è stanco, se ne può andare a casa. Va a controllare i suoi fiori che siano tutti a posto, dalla testata contro il muro e se ne può andare a dormire. Buone avventure su Minecraft a tutti!